Nell'ambito di Estoria 2012, ottavo Festival Internazionale della Storia, prosegue ora l'incontro il convegno internazionale Donne nella Grande Guerra, realizzato in collaborazione con i musei provinciali di Gorizia. L'incontro con la signora Susan Grayzel, previsto alle 9.30, verrà rimandato alle ore 12 causa di un ritardo del suo aereo. Ora inizio l'incontro dal titolo Il fronte interno, operai, borghesi, contadine. Intervengono Giovanna Procacci, Deborah Tom, coordina Fabio Todero. Buona storia a tutti. Bene, grazie, benvenuti a tutti. Nella tenda fa ancora un po' di fresco, fuori il clima è sicuramente più accogliente, ma insomma. Ecco, io volevo introdurre rapidamente gli interventi. Prima sentiremo Giovanna Procacci, poi sentiremo Deborah Tom. Facendo riferimento appunto ad alcune di queste figure femminili che sono legate alla tematica di questa sezione del convegno, cioè il fronte interno, attraverso alcune immagini che ce ne sono state tramandate, sia pure a livello diverso, dalla memoria letteraria, insomma, no? Parliamo di fronte interno, quindi parliamo di una guerra totale. E credo sia inutile far cenno a come una città come Gorizia abbia risentito della totalità appunto di questo conflitto, essendone stata direttamente coinvolta a tutti i livelli, insomma, dall'infanzia alle donne appunto a quanti sono rimasti in città, e penso a questo proposito al bellissimo ricordo che ce ne ha lasciato Elio Vittorini in Piccola Borghesia. Il tema delle donne nella Grande Guerra è mancata purtroppo l'introduzione di Susan Grayzel, ma viene rinviata di poco. C'è stato fortunatamente l'intervento che ci ha preceduto, di Alessandra Martina in particolare, che ha ricordato appunto un po' di queste figure femminili nel corso della Grande Guerra. Quando parliamo di Grande Guerra parliamo della mobilitazione di 65 milioni di uomini, ma raramente, insomma, si fa riferimento soprattutto su cifre macro a quella che è stata la complessiva mobilitazione femminile nel corso del conflitto, a più livelli appunto, sia a livello dell'immaginario e quindi in particolare della propaganda. E senza dubbio il tema della propaganda è un tema centrale, soprattutto quando si discute di fronte interno, di strategie che i diversi governi adottano all'interno dei loro paesi per cercare di accendere o mantenere vivo, se c'era stato, il consenso, oppure cercare di rinfocolare il consenso nei confronti del conflitto. E in questo senso, lo ricordava già Alessandra Martina, la figura femminile viene utilizzata ampiamente, insomma. In realtà la figura femminile, il corpo femminile, è soggetto a diverse variabili nel corso del conflitto, no? Si va dall'idealizzazione immaginaria, insomma, della identificazione di patria e donna, pensiamo ad esempio alla Marianne francese, ma al corpo offeso delle donne dagli atti di violenza che accompagnano il conflitto dal 14 fino più o meno alla sua conclusione. Se ci riferiamo allo scenario italiano, spesso, e anche la propaganda utilizzò il tema della violenza sulle donne dopo la rotta di Caporetto, quindi con la invasione, diciamo così, del Veneto, no? Da parte dell'esercito austro-ungarico, mentre invece poco si è parlato e poco si parla della violenza che altre donne hanno subito nel corso di un'altra invasione, perché di questo si trattò nella primavera del 1915. Ne abbiamo ad esempio un frammento, un ricordo nel diario di Gianni Stuparic, Guerra del 15, che appunto in una pagina annota di aver condiviso un po' di tempo all'interno di una casa di una donna monfalconese che, tra l'umiliata e presa dalla necessità, dalla solitudine in cui vive, ha deciso di darsi a un sottufficiale italiano che la tratta con molta volgarità, cosa che offende e ferisce molto Stuparic, evidentemente. Ma di immagini letterarie di donne al fronte, una delle più ammiccanti forse è quella che ci ha lasciato Italo Svevo nella novella del Buon Vecchio e della Bella Fanciulla. Ricorda appunto, lo ricordava anche Alessandra Martina, l'immagine della vetturina, della giovane donna tranviera. Ed è interessante far riferimento al fatto che, certo, da una parte l'ottica
con cui Svevo racconta, insomma, e descrive questa immagine femminile è tipicamente maschile, insomma, in qualche modo strumentale. Però Svevo stesso non manca di sottolineare come il fatto che quella giovane ragazza, insomma, così aggraziata, fosse costretta a quel compito, a quel lavoro che lui giudica piuttosto duro, fosse dovuto alle necessità indotte da una situazione economica, nel caso della famiglia di questa ragazza, molto, molto dure ormai. Ed è anche significativo che una storica austriaca come Gunda Barskalmani abbia ricordato come proprio l'immagine della donna che lavora sulle vetture tranviarie fosse in tutte le città dell'impero, proprio l'immagine della donna lavoratrice per antonomasia. Ecco, ancora soltanto uno o due ricordi, poi cedo la parola a Giovanna Procacci. Tra le varie testimonianze possibili ce n'è una che ci viene da una donna del Mezzogiorno d'Italia, certo una donna borghese che dice nipote e figlia di medici, una donna che si dedica all'attività di Croce Rossina nell'ospedale di Taranto, che però rivendica in qualche modo una nuova collocazione della donna all'interno di una società come quella del Mezzogiorno d'Italia, in cui appunto la figura della donna era evidentemente costretta a limiti molto, molto severi. Ecco, io non voglio trattenermi più a lungo, voglio soltanto chiudere ricordando le parole di una operaia inglese, e cito qui appunto un intervento di Deborah Thom, che ebbe modo di scrivere su una rivista pubblicata dall'industria in cui lavorava: il solo fatto che sto utilizzando la mia energia vitale per distruggere delle anime, la donna lavorava in un'industria bellica evidentemente, mi snerva. Eppure d'altra parte sto facendo ciò che posso per condurre a termine questa orribile faccenda. Ma una volta che la guerra sarà terminata, mai nel creato farò di nuovo lo stesso. Ecco, passo allora la parola a Giovanna Procacci, che si soffermerà in particolare sul caso italiano. Ringraziamenti all'organizzazione di avermi chiamato a questa bella manifestazione. Devo dire che sono un po' spiazzata dal fatto che non sono preceduta dalla relazione di Susan Grazer, la quale avrebbe dovuto fare un quadro internazionale della condizione o delle miriade di condizioni e delle diverse situazioni in cui la donna si trova nella Grande Guerra, nei vari paesi belligeranti, in quanto la mia relazione tende a volere rappresentare, per quanto possibile, anche se molto schematicamente, le peculiarità del caso italiano. E quindi cercherò brevemente ogni situazione che vado a esaminare a fare anche un po' un quadro di quella che è la situazione europea. E anch'io ringrazio la dottoressa Martina per aver anticipato molte delle cose che riguardano le donne in guerra, e in particolare quelle riguardanti questa zona d'Italia, la più colpita dall'aspetto doloroso della guerra. Il dolore è stato condiviso e il lutto da tutte le donne, ovviamente, ma in questa zona dove vi sono state le occupazioni e più gli internamenti sono stati più frequenti, il profugato ha avuto il suo elemento di principale caratterizzazione, è chiaro che questa è stata la zona dove l'aspetto della sofferenza è stata soverchiante rispetto a quello dell'assunzione di nuove responsabilità, che pure è un altro degli aspetti emergenti nella vicenda della donna nella Prima Guerra Mondiale. Questi due aspetti, insomma, si contrappongono, non si contrappongono, si uniscono, perché il dolore è comune a tutti, ma in alcune il dolore è soverchiante, in altre spesso l'elemento della novità e dell'emancipazione e della responsabilità nuova è quello che può rendere anche questa nuova esperienza talora addirittura esaltante. Ecco, per quanto riguarda l'Italia, io mi atterrò soprattutto alla seconda parte, cioè a quella dell'esperienza di vita, dell'esperienza di nuovi mestieri, e non alla parte invece del dolore delle vittime,
su cui tra l'altro sono uscite delle stupende pubblicazioni di diari, come diceva la dottoressa Martina, di lettere anche legate al fatto che l'alfabetismo in questa zona d'Italia, cioè in questa zona d'Europa, era più sviluppato in quanto erano zone sotto l'Austria, dove vi era più capacità di scrivere. Però devo dire che anche il resto d'Italia si sforza in questa attività di espressività e di espressione, soprattutto nelle lettere al fronte, se si pensa che nei 4 anni di guerra, nei 3 anni e mezzo di guerra, sono state mandate dal paese al fronte 1,5 miliardi di lettere, e la gran parte di queste erano scritte dalle donne, non solo perché erano quelle che rappresentavano la grande maggioranza del fronte interno, ma erano quelle anche che avevano mantenuto un livello di alfabetizzazione leggermente più elevato. Dunque, passando quindi alle esperienze di responsabilità e in certi casi di libertà delle donne, vorrei affrontare quelli che sono i principali aspetti, cioè delle donne che fanno azione di volontariato, le donne delle borghesie del ceto medio, le donne delle città e in particolare le donne città e campagna che vanno nelle fabbriche, quindi le operaie e le contadine. L'Italia è uno dei paesi, tra i principali paesi belligeranti, tra i più arretrati socialmente, culturalmente e anche economicamente. Questo comporta uno stravolgimento forse più profondo degli aspetti socioculturali del paese. Il passaggio delle donne al lavoro è qualcosa che scardina il concetto di onore del maschio, dell'onore della famiglia, un vulnus, si dice anche in alcuni dei processi per separazione del dopoguerra, per il maschio, il fatto che la donna sia uscita di casa e abbia lavorato. Quindi sono delle trasformazioni profonde, spesso inevitabili, perché la donna per vivere deve lavorare, che però non vengono perdonate dal marito e dalla società. Però tuttavia, proprio perché tanto profonde in una società così arretrata, sono anche, forse più che negli altri paesi, ritornano indietro, cioè c'è un ritorno indietro abbastanza repentino. Questo ritorno ai mestieri originari, il ritorno alla famiglia, il ritorno alla domesticità è una caratteristica comune a tutti i paesi belligeranti. L'unica categoria ormai genericamente accertata, sulla base anche statistica, che esce da questa forma, insomma, di ritorno forzato alle occupazioni e alle precedenti alla famiglia, sono le impiegate, quelle del terziario, grazie anche al grande sviluppo delle funzioni dello Stato durante la guerra, che proseguono anche nel dopoguerra, e anche il sviluppo del terziario bancario, assicurativo, eccetera. Ecco, in Italia il trend è lo stesso. Anche in Italia le uniche che mantengono a un livello di occupazione alto negli anni fra le due guerre sono le impiegate, sia soprattutto pubbliche ma anche private, le poste e così via. E questo si manterrà anche con il fascismo. Il fascismo naturalmente è un elemento in più di arretratezza culturale per il ritorno indietro delle donne italiane. Quindi l'esperienza della guerra è un'esperienza a livello, diciamo, sicuramente mentale, psicologico, sentimentale, fondamentale. Nei ricordi, nelle lettere, quelle poche che ci sono rimaste, c'è, laddove non c'è il lutto e la disperazione, c'è anche la fierezza di essere riusciti a fare un lavoro come un uomo, talora si dice, però è anche repentino il ritorno, l'obbligo a un ritorno alle occupazioni primigenie. Ecco, per quanto riguarda i ceti medi hanno una caratteristica comune a quella degli altri paesi europei, cioè le donne della borghesia e anche le donne della nobiltà si occupano in azioni di beneficenza. Questo è comune a tutti i paesi belligeranti. Solo che in Italia questa caratteristica è più spiccata che negli altri paesi, perché lo Stato assume volontariamente una posizione liberistica fin dall'inizio, cioè Salandra, il primo ministro, sostiene che lo Stato non si occuperà direttamente dell'assistenza. Bisogna ricordare che si pensava a una guerra di poche settimane, una guerra velocissima, brevissima, e demanda esplicitamente ai gruppi privati patriottici l'assistenza
come avevano fatto nel passato attraverso istituti di carità, di beneficenza, le opere pie e così via, le società di mutuo soccorso, eccetera, alle famiglie dei richiamati, le eventuali vedove, eccetera. Questa attività quindi fa sì che i gruppi associazionistici abbiano una funzione istituzionale, perché si sostituiscono allo Stato in molte attività che altrove vedono sì le donne in prima linea, ma però appoggiate a delle istituzioni che vengono via via, o fin dall'inizio via via, riconosciute dallo Stato. In Italia questo riconoscimento sarà abbastanza tardivo e quindi c'è un sentirsi parte responsabile dello Stato, elemento di sostituzione agli organi dello Stato, più forte in Italia che in altri paesi. Questo fa sì, da una parte le luci sono di un grande attivismo a livello anche periferico, tipo anche di creatività delle donne nel darsi da fare, nel trovare nuovi sistemi per alleviare le pene del soldato, fare collette, di ogni tipo di attività benefica, molto superiore a quella che era precedente e molto estesa. Però vi sono anche delle ombre. Le ombre sono la disorganizzazione in alcune delle organizzazioni che avevano nella loro mano, tipo quella dei sussidi, che sono spesso legati, che dovevano decidere loro le famiglie a cui dare i sussidi, e statali e anche privati, e sono spesso disorganizzate e legate a clientelismo. E poi anche la commissione degli abiti per il soldato, sono ben 600.000 le donne che a domicilio lavorano gli abiti per il soldato, anche questo fattore comune agli altri paesi belligeranti, ma particolarmente sviluppato in Italia, dove invece le donne in fabbrica sono minori come numero proporzionalmente che negli altri paesi belligeranti, sempre per i motivi culturali che si diceva prima. Quindi il lavoro alle donne a domicilio spesso è disorganizzato, mal fatto, con clientelarismo anche lì sotterraneo, e quindi una serie di disfunzioni molto gravi. E l'altro aspetto abbastanza grave è che dopo Caporetto questi gruppi assistenziali patriottici prendono una tinteggiatura patriottica di tipo nazionalistico feroce e si assumono il compito di denuncia e di delazione del nemico interno cominciano un'azione di denuncia proprio del cosiddetto nemico interno, che spesso è semplicemente una persona considerata non sufficientemente patriottica, una donna non sufficientemente patriottica a cui viene tolto il sussidio per questi motivi, eccetera. Quindi fanno i gendarmi, creando una spaccatura tra se stesse e le donne che vengono beneficate, che infatti l'azione di maternage viene in Italia vista malissimo, le maestre sono odiate dalle donne del popolo, e poi una spaccatura fra se stesse e le altre associazioni laiche che si organizzano parallelo, come quelle socialiste, con le quali non hanno più niente a che fare. Per quanto riguarda l'azione, passando velocemente alle fabbriche, in Italia si ritrova la stessa situazione degli altri paesi, anche se l'occupazione in fabbrica è più ridotta per i motivi che si diceva prima, e poi anche perché la localizzazione delle fabbriche è soltanto essenzialmente nell'Italia del nord, qualche parte del centro, pochissimo nel sud, solo Napoli, e quindi è una localizzazione ridotta, però le donne entrano spostandosi da altri mestieri, ma anche donne delle campagne, talora giovanissime. Sono malviste dagli uomini, come in tutti i paesi belligeranti, perché abbassano i salari, perché le donne vengono pagate meno, ma in Italia anche perché si dice, c'è una lettera di un operaio all'Ansaldo, alla fabbrica Ansaldo, che le donne inquinano l'ambiente del lavoro e la dignità del lavoro. Cioè sentono l'entrata delle donne come una diminuzione nella cosiddetta fierezza del mestiere, no? Nell'operaio qualificato si sente diminuito dalla presenza della donna, del lavoro dequalificato della donna. Quindi c'è un'opposizione contro la dilution anche in Italia, cioè la squalificazione del lavoro, ma legata a un elemento non tanto economico quanto legato proprio a un elemento di dignità del lavoro. La donna inquina l'ambiente, si usano queste parole.
C'è un aspetto però singolare dell'Italia, ed è che in Italia, ed è l'unico paese in cui questo si verifica solo parzialmente, ma in modo meno violento, in Austria, c'è una militarizzazione della forza del lavoro anche delle donne e dei ragazzi. Cosa significa militarizzazione? Che le donne nelle fabbriche che lavorano per la guerra, ovvero la quasi totalità delle fabbriche, compreso anche le tessili, oltre naturalmente le siderurgiche, le metallurgiche, eccetera, le donne sono soggette al codice penale militare, oltre agli uomini naturalmente, e al regolamento militare. Quindi non, ogni sciopero, ogni assenza dal lavoro viene punita gravissimamente, con multe, ma talora anche con processi, prigione. Questa situazione di gravissima repressione fa sì che si crei una solidarietà interna tra maschi e femmine che non ci sia negli altri paesi, perché per quanto le donne possano essere punite, in metterle in carcere per molti mesi, in carceri ristretti, è più complicato rispetto agli uomini, e quindi in qualche modo sfuggono alle pene più forti. E quindi sono gli stessi maschi che spingono le donne a iniziare loro le agitazioni, perché rischiano meno. E quindi a questo punto si crea un qualche legame di solidarietà. Nel 18 vediamo che le lotte sono unite e così seguiteranno in quello che si chiama il biennio rosso, cioè il 19-20, le lotte del dopoguerra, dove le donne saranno in prima linea, anche se, bisogna dire subito, le iniziative poi contrattuali sono sempre gli uomini che le prendono e non le donne. Velocemente, passando alle donne delle campagne e alle donne delle città, in questo caso c'è un aumento di lavoro delle donne delle campagne, che riescono a reggere, in parte è un aumento di un lavoro già fatto prima, come nel caso della mezzadria, talora un lavoro nuovo, che reggono a leggere, e talora, dicevo, le giovani hanno quelle lettere che si leggono di Nuto Revelli, l'anello forte, questa raccolta straordinaria di lettere, c'è anche un senso di orgoglio per il lavoro che si è fatto, una certa di fierezza per il lavoro fatto. Nella famiglia contadina comunque i ruoli restano quelli tradizionali, è sempre il vecchio che decide, oppure un parente, ma non è mai la donna, nonostante che faccia le stesse funzioni dell'uomo, che prende il ruolo di capofamiglia. Per quanto riguarda le città, vi è una difficoltà enorme per le donne delle città maggiori che per nelle campagne, perché manca il cibo. L'Italia si caratterizza, a fianco della Germania e dell'Austria, paesi che sono stati colpiti dal blocco degli approvvigionamenti, dal blocco dei mari fatto dall'intesa, si caratterizza per mancanza di cibo. Questo è gran parte per disorganizzazione interna, nel senso che spesso il cibo, siccome vi erano dei vincoli di passaggio del cibo da una regione all'altra, spesso il cibo marciva in una regione e non c'era in un'altra. Comunque fosse, cose piuttosto complicate, non mi posso ora soffermare, il cibo mancava il pane. In più si facevano incette per l'esercito, soprattutto nelle campagne. Quindi manca il mangiare in città e anche in parte in campagna. Ecco che si crea in Italia, così come si è creato in certi periodi in Germania e soprattutto in Russia, delle agitazioni per la fame, che sono anch'esse non esclusivamente di questi paesi, che sono i paesi poi dove avverrà la rivoluzione, la Russia e la Germania. Per esempio c'è un'agitazione per la fame anche a New York nel 17. Comunque spiccate come in Russia, come in Germania o come in Italia, negli altri paesi non ci sono, ci saranno poi, come dirà forse anche Deborah, in Inghilterra, ma insomma non sono a livello di quello che sono in Italia. Sono agitazioni anche ben organizzate, non sono spontanee che nascono all'improvviso. Si cerca di andare di casolare in casolare o di quartiere in quartiere. E la cosa interessante è che, data la configurazione dell'Italia, in cui le fabbriche sono spesso piccole fabbriche appena nate nella campagna, si crea un'unità di donne delle campagne con le fabbriche e con le città e i paesi vicini. Quindi c'è una certa unità nell'agitazione e nella protesta che prende campagne e fabbriche, operaie e cittadine.
Questo è il motivo della grande paura nel 17, già a partire dal maggio. C'era Turati che scriveva la Kulishov a Milano, nell'agitazione di Milano: sono donne ma sono delle furie, nel senso che sono donne quindi contano poco, ma sono delle furie. Turati, come si sa, non aveva una grande stima dell'elemento femminile, nonostante che la sua compagna fosse appunto la donna che sappiamo. Ecco, queste agitazioni sono per il pane, sono per il ritorno dei mariti, ma alla fine con il 17 saranno anche politicizzate, sono per la fine della guerra e anche si comincia a parlare pace e rivoluzione. E quindi la grande paura che verrà poi soprattutto dopo Caporetto, dopo l'agitazione di Torino del 1917, dove saranno delle barricate, e poi con Caporetto l'idea che la rivoluzione è vicina, donde si capisce, non si giustifica, ma si capisce anche la grande paura e la svolta abbastanza radicale a destra che si crea nel paese. Cosa succede nel dopoguerra? Il dopoguerra, ho già accennato, c'è un ripristino dei ruoli. Naturalmente vi sono in Italia, come ovunque, problemi della smobilitazione, a cui appunto è già stato fatto accenno, e il ritorno dei soldati. In Italia poi la smobilitazione è anche particolarmente complessa, perché si erano create dal nulla piccole fabbriche che quindi ritornano ad essere nulla, non si mantiene lo sviluppo, che questa esplosione che c'è nel periodo bellico, quindi disoccupazione molto forte, ritorno dei soldati e quindi perdita del lavoro già fin dal 1918, già prima della fine della guerra, e poi sempre più accentuata. Però a questa comune situazione italiana, diciamo aggravata dalla debolezza economico-sociale del paese, si aggiungono, come dicevo prima, delle caratteristiche peculiari del paese, codice di carattere socio-culturale, il codice dell'onore maschile. Insomma, la donna che lavora è una vergogna. La donna che lavora è più o meno, nel sud perlomeno, avevo trovato una lettera di un marito che diceva: tu sei una prostituta, la donna che era andata a lavorare come domestica, perché lavorare, andare fuori di famiglia era comunque, soprattutto andare in casa di padroni dove si pensava che la donna poteva essere violata, era comunque qualcosa che avrebbe rovinato per sempre il marito. Però questa idea non è soltanto quella del sud e di parte di settori non acculturati della popolazione, è un'idea, come ben noto, comune anche agli intellettuali. Un Prato, un famoso economista che aveva scritto un libro molto importante sul lavoro della donna, in cui valorizza questo tipo di lavoro, però scrive anche: la vita fuori di casa costituisce per la donna una normalità discordante, confermata dalle deformazioni psicologiche espresse negli stati colti, dal delinearsi antipatico di un ibrido invadente terzo sesso. Queste sarebbero le signore del volontariato. Negli inferiori, negli stati inferiori, dagli abiti e dalle tendenze di immoralità e di intemperanza. Ecco, le operaie erano considerate più o meno prostitute in quanto tali. Di facile abbandono di ogni riservo, così comuni e facilmente visibili nelle zone di grande industria o di periodica migrazione agricola. Quindi il ritorno a casa. Quando, c'è scritto su un giornale, quando si parla di sentimento di amor patrio, non deve si pretendere che le donne lo sentano nella stessa misura, nella stessa forma degli uomini. La donna è madre prima di tutto, ed ella vedrà la patria e la gloria di servirla più attraverso i sentimenti dei figli che attraverso i propri. Quindi la donna, se ha partecipato volontariamente, come volontaria alla guerra, torni a casa, perché la patria e la cittadinanza, cosa per cui gran parte delle signore del ceto medio si erano mosse sperando di avere una legittimazione come cittadine e avere quindi il suffragio, non era cosa loro, perché la patria non era cosa loro. Si deve considerare inoltre che nel dopoguerra, già nel 18 e poi nel 19, si creano le due grandi organizzazioni cattoliche. Nel 18 nasce la Confederazione Italiana dei Lavoratori, cattolica, quasi tutta composta di donne
del tessile, e nel 1919 il Partito Popolare, al cui centro è la famiglia, come è noto. Ecco quindi che vi è un altro elemento molto forte che ha appeso in una parte della classe operaia femminile e in tutte le campagne del ritorno a casa e alla famiglia. Del resto la famiglia non esce dalla guerra, a mio parere, indebolita, bensì rafforzata. Durante la guerra la famiglia è stato l'unico sostegno, dato anche l'assenza praticamente dello Stato nell'opera di assistenza e la periodicità di queste assistenze da parte degli organismi privati. L'unico elemento di sostegno delle donne sole, erano i parenti che aiutavano in qualche modo le donne a sopravvivere, sia in campagna che in città. E per altri era ovvio che era il punto di riferimento del soldato. Una famosa lettera che ho più volte citato, la lettera finisce: ma che patria, la prima patria è la famiglia. Ecco, non è il riferimento, non è a un'identità superiore, patriottica, alla nazione a cui si rifà il soldato, o perlomeno una parte dei soldati, ma alla famiglia. Il senso di identità è dentro la famiglia. Ecco, quindi ci sono una serie di elementi che riportano in Italia, ancor più che negli altri paesi, l'identità femminile all'interno della casa. Inoltre anche in Italia c'è la retorica del mito del combattente. Il mito del combattente è un mito maschile. La donna è soltanto madre del combattente, vedova, piangente, ma il centro della retorica è sul combattente. I monumenti del fascismo naturalmente rafforzano questa retorica. Quindi rispetto al periodo precedente alla guerra vi è sicuramente una regressione da un punto di vista di emancipazione femminile. Certamente comunque la guerra è stato un elemento di esperienza forte, soprattutto anche in Italia come in altre parti d'Europa, per le giovani che hanno avuto un'esperienza emotiva e personale di grande importanza, questo elemento di modernizzazione che si vedrà negli anni, nei decenni successivi, meno in Italia, dato il fascismo, comunque un elemento che in qualche modo ci sarà, anche se molto ritardato in Italia, in parte si ritroverà, e con questo termino, nella resistenza, nell'azione attiva delle donne, questa volta nell'azione di resistenza, anche se la denominazione delle partigiane comuniste era quella di gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà. I ruoli della nona Brigata Garibaldi erano infatti lavoro di cucito, stiratura, svolto da mogli, madri e sorelle. Forse bisogna arrivare agli anni, alla fine degli anni 60, agli anni 70, per cui in Italia un certo diversificazione dei ruoli, cioè un superamento di questa diversificazione dei ruoli, finalmente si è raggiunta. Grazie. Grazie a Giovanna Procacci per questo lavoro di sintesi, che non è semplice evidentemente, perché si tratta di temi di grande complessità, temi su cui Giovanna Procacci ha lavorato lungamente. Ricordo la sua attività di docente presso presso l'Università di Modena e di Reggio Emilia, ma anche i suoi contributi fondamentali agli studi sulla Grande Guerra con Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra, un testo veramente di grandissima importanza che apriva tra l'altro l'indagine all'interno del mondo della prigionia, con anche le scelte scandalose compiute in particolare dopo il 17 dal governo italiano, e sui temi che abbiamo sentito questa mattina, il volume Dalla rassegnazione alla rivolta, mentalità e comportamenti popolari nella Grande Guerra, e poi il contributo ampio La prima guerra mondiale nella storia d'Italia, curata da Sabatucci e Vidotto. Passiamo adesso la parola a Deborah Thom. Deborah Thom insegna storia sociale e culturale dei secoli XIX e XX al Robinson College presso la Università di Cambridge. Le sue ricerche appunto si concentrano in particolare sulla storia di genere, la storia della guerra, la storia dell'infanzia. Ricordiamo tra i suoi tanti lavori Nice Girls and Rude Girls, Women Workers in World War I. Ricordo anche che Deborah Thom è stata curatrice della galleria dedicata alla Grande Guerra nell'Imperial War Museum. Allora, sentiamo
la signora Tom, che accompagnerà tra l'altro il suo intervento con delle slide. Grazie. Well, I'm very grateful to the organizers of this event for inviting me, and I've already learnt much of great interest. I would like to respond to what Giovanna Procacci has said by arguing that in Britain there are three crucial differences which mean the history of women and war is also slightly different, but in some respects the same. And those three differences are that the state plays a more kindly role to the aims and ambitions of women. Secondly, that there is an active feminism as well as demand for democracy in general, which helps their case. And third, that it is a more secular society. Okay. Allora, per prima cosa mi unisco ai ringraziamenti agli organizzatori per avermi esteso l'invito a partecipare a questo interessante convegno, dal quale ho già cominciato ad imparare delle cose molto interessanti. Allora, la mia prima risposta, reazione, diciamo, alla relazione della dottoressa Procacci è di dire quanto segue. Ci sono delle fondamentali differenze tra la situazione delle donne in guerra in Italia ed in Gran Bretagna, anche se ci sono anche molti tratti comuni. Queste tre differenze sono soprattutto le seguenti. Primo, che lo Stato in Gran Bretagna aveva un atteggiamento ed un ruolo molto più buono, per così dire, nei confronti delle donne durante la guerra. La seconda differenza è che esisteva un femminismo già molto attivo ed una richiesta di democrazia nella società che ovviamente andava a vantaggio quindi delle donne. E terzo punto, la società inglese era molto più laica e meno religiosa di quella italiana. The image that I show first of all is one that has been much used, and it raises my other main point in what I want to say, which is that the war has been celebrated in English history. It has been recorded extensively in images and in words, starting from the very first days of the war with propaganda and encouragement for women to play their part. Here we see a young middle-class woman wearing trousers, riding a motorbike, taking part in the war, taking messages. She is an image of emancipation, war as opportunity. E infatti qui vi voglio far vedere subito un'immagine che è stata molto utilizzata, come tutte le immagini sono state molto utilizzate proprio a livello sociale propagandistico fin dall'inizio della guerra per incoraggiare le donne. Non dimentichiamo che la guerra nella storia inglese e britannica è sempre stata molto celebrata sia con immagini che con parole, e difatti la propaganda governativa faceva vedere immagini come di questo genere: una donna che veste con i pantaloni, che va in bicicletta, un'immagine che tende a dimostrare come la donna possa emanciparsi, come l'aiuto, il contributo della donna alla guerra sia anche una buona occasione proprio per la donna. When the war begins, women's role is to make men fight, and we see posters like the one I'm showing here, which unite the classes. A middle-class woman, her servant, perhaps a poorer relative, dressed in a servant's clothes, a child of indeterminate sex, and the men, anonymous, go off to war. This rhetoric of the image affects the historical record right through the war and afterwards. The assumption that all women share the same views and have the same approach to the war. And this is not, of course, true.
Inizialmente, all'inizio della guerra, il ruolo principale che veniva devoluto alle donne era quella di incoraggiare i propri uomini ad andare al fronte. L'immagine come quella che vediamo adesso è di una donna di una classe non molto agiata, infatti lo vediamo dal modo di vestire, con un bimbo che appunto saluta il suo uomo che va in guerra. Questa retorica è stata adottata tutto il corso della guerra e tendeva anche a dimostrare come le donne di tutte le classi sociali fossero accomunate da questo desiderio di vedere i propri uomini combattere per il proprio paese, anche se nella realtà questo non era vero. The war is a war of volunteers in its first year, and we find that the men who fight often believe in what they fight for, and the women who support them share the same view. Women's service is in the form of volunteering as well, and many women serve in the voluntary aid detachments, which are one of the images of the war, mostly as nurses, and you see in the center, but also as domestic work in relation to battle, so that women's conventional roles in society are to be transferred into the war as nurses, as cooks, as typists, and all these other tasks. Quindi non dimentichiamo che all'inizio della guerra gli uomini erano volontari, e quindi andavano a combattere coloro che veramente credevano nella guerra e nel ruolo del soldato. La stessa cosa facevano le donne che andavano volontarie nei ruoli di supporto, cioè soprattutto facevano le infermiere, le cuoche, lavoro domestico, le dattilografe. E quindi vediamo in questa prima fase della guerra che le donne portano nella guerra, nel fronte, quelli che erano i loro ruoli tradizionali. Tammy Proctor will talk about this later, but another way in which women are seen as serving is in relation to the enemy. This is the only really political martyr among women. This is Edith Cavell, a nurse who runs a school for midwives, who is caught working with airmen, Tammy knows more about this than I do, but she becomes a figure of Britain. She is noble, she is heroic, and she is executed because she has, in fact, offended against the law of the occupying German power. And in propaganda, a woman in her 40s becomes almost a virginal girl, cruelly slaughtered by the enemy, and this is difficult to see. C'è poi un qualche cosa di cui poi parlerà la prossima relatrice, la dottoressa Proctor, più a fondo, e cioè un altro modo in cui la figura della donna viene utilizzata è per stimolare dei sentimenti ostili verso il nemico. E qui vediamo questa figura di donna che era un'infermiera e che gestiva una scuola per levatrici, la quale lei era scozzese, tra parentesi, e lavorava e viveva in Belgio, e viene messa a morte dagli occupatori tedeschi per aver effettuato qualche cosa che andava contro la legge tedesca. Comunque questa viene idealizzata come una figura nobile di eroina che è stata appunto messa a morte dal nemico. The main contribution that women made to the war effort, and that for which they are remembered, was, however, as industrial workers. Britain was highly industrialized at the outbreak of war.
one third of adult women worked for wages, and many of those worked in factories making textiles largely, but also they worked in offices. But the main job in war was to make armaments, and women start working in factories from 1915, in private factories. In 1916, the state starts to produce factories, largely using female labour, bringing them in from Ireland, from Scotland, all over England and in Wales. Il contributo maggiore, tuttavia, che le donne dettero alla guerra in Gran Bretagna fu nel settore industriale. La Gran Bretagna era un paese molto industrializzato e già un terzo delle donne, soprattutto classi più povere, si guadagnavano da vivere come operaie, soprattutto nelle fabbriche tessili, ma anche in uffici. Quindi durante la guerra la produzione principale era l'industria pesante, quella degli armamenti, e già dal 1915 le donne cominciarono ad essere assunte come operaie nelle fabbriche private e dal 16 in poi anche nelle fabbriche statali che cominciavano a sorgere in quel periodo, e quindi le donne lì e che assumevano quasi esclusivamente donne. The largest record in history comes for those women who work on men's jobs as engineering workers. And here we see some women working on a lathe, making shells. Beg your pardon. They were paid at the same rate for the job as men, so that the male workers who superintended their work would accept them. Many women went to the factory and were treated with hostility, because if women came, men without skills could leave for the war when conscription came in. Nelle fabbriche, soprattutto le donne sostituivano il lavoro degli uomini. Qui vediamo difatti in questa immagine una donna al tornio che produce delle bombe. Loro erano retribuite allo stesso modo degli uomini e quindi venivano in questo senso accettate dagli uomini. C'erano altri casi in cui però la loro presenza veniva mal vista, soprattutto quando sostituivano del lavoro poco qualificato. In quanto gli uomini che queste donne sostituivano quindi potevano benissimo venir mandati al fronte quando arrivò il momento invece dell'arruolamento obbligatorio. Many women replaced the men of their families in contributing to the war effort. This woman was photographed in 1917, the morning of the day she gave birth to her sixth child. She was sweeping chimneys, and she was chosen because she was doing a male job, pregnant and wearing trousers, thus symbolized women replacing men. Molto spesso le donne sostituivano il proprio uomo, quindi il lavoro che faceva l'uomo nella loro famiglia. L'immagine che vediamo qui è stata scattata nel 17 ed è una donna che aveva dato alla luce il suo sesto bambino, quello stesso uomo, quello stesso giorno, mi scuso. E questa donna faceva lo spazzacamino e quindi vestiva i pantaloni e tutta appunto l'attrezzatura da spazzacamino, perché sostituiva appunto il marito. For the first time really in British history, the working woman was celebrated as a national heroine contributing to the war effort. But her experience was not always quite so good. Women were unionized, some of them in general unions with men, others in unions only organizing women. And throughout the war, they found that their pay, in theory, the same as men's, was not. They were paid less because they did not get rises to pay for rising prices.
Their conditions were not very good. They struck work often against the poor conditions. They worked in armaments factories, 12-hour shifts, 7 days a week, one day off in 14. It was hard work. Their health was monitored by a committee which concluded that shorter hours of work would produce more armaments, so they were reduced by 1917. But the experience was not always an easy one, despite the propaganda. Quindi la figura della donna e il suo contributo alla guerra come lavoratrice femminile veniva molto celebrata e propagandata, tuttavia l'esperienza vera e propria non era sempre così bella. Le donne molto spesso facevano parte dei sindacati, gli stessi sindacati che esistevano anche per gli uomini, altre volte c'erano dei raggruppamenti dei sindacati esclusivamente per le donne. Tuttavia si resero conto ben presto che la loro retribuzione era inferiore a quella degli uomini, semplicemente perché, anche se partivano da una base comune, alle donne non venivano riconosciuti gli aumenti per far fronte agli aumentati costi della vita, oppure le condizioni di lavoro non erano buone. Ad esempio, pensate che nelle fabbriche in cui si producevano armamenti i turni erano di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, con un giorno di riposo solo dopo 2 settimane. C'era un comitato tuttavia che era preposto al controllo della salute delle donne. Quindi direi che le condizioni nella vita reale, nonostante questa celebrazione del loro ruolo, non erano affatto facili. During war, women began to enjoy power over other people, usually other women. And here we see a leading nurse and a driver in uniform. We find for the first time women in uniform as military services, not under military discipline, because the jobs they did were not involved with combat. One British woman fought in uniform on the Eastern Front in the Serbian army, but combat was not allowed to women. But they did begin to reach areas of social life they had not reached before. E durante tutta la guerra, quindi, le donne impararono a che cosa significava avere maggiore potere sugli altri, a volte anche su altre donne. Vediamo in questa immagine una infermiera, vediamo una guidatrice e vediamo quindi donne che vestono anche una divisa. E alcune svolgevano anche dei lavori nell'ambito dell'esercito e vestivano quindi una divisa, anche se non erano sottoposte alla disciplina militare, in quanto non veniva loro permesso il combattimento vero e proprio. E ci fu una donna che partecipò comunque a delle azioni al fronte orientale vicino alla Serbia. Only 10% of the British population worked on the land. To feed the country in war, when food was in short supply, particularly wheat, they developed a women's land army. Women would go to the country and work on the farms to replace men for the front. And we see in this pretty painting an image of the woman agricultural worker, the nurse, and the industrial worker, all hand in hand. E il 10% soltanto della popolazione britannica lavorava nelle campagne all'agricoltura, quindi per produrre derrate alimentari. Nutrire la nazione in guerra comunque diventò ben presto una priorità, c'erano scarsità di grano, di derrate, e quindi le donne cominciarono ad andare nelle campagne a sostituire il lavoro degli uomini. In questo quadro vediamo l'immagine della contadina, dell'operaia e dell'infermiera, che si trovano tutte e tre vicine. The woman trade unionist Mary MacArthur said of the war,
It is not so much that woman herself has changed, but that man's view of her has changed. And I think to some extent, the ideas of women as enjoying the solidarity of the workplace, decent wages, adequate food supply, is an important part of understanding this history. These are a football team that played for an armaments factory. Women's professional football was very successful in the war and just after it, until the Football Association stopped them playing in public in 1922. But it's one of the ways in which the war is a mixed experience. Some of it is opportunity. Una sindacalista, Carter, disse riguardo all'esperienza femminile nella guerra, al ruolo femminile nella guerra, disse: non è tanto che le donne stesse siano cambiate, ma è cambiata la visione che gli uomini hanno della donna. Infatti le donne ebbero la possibilità quindi di sperimentare una nuova solidarietà tra di loro, la possibilità di ottenere dei salari, di avere delle condizioni diverse. Tutto questo rappresentò un'esperienza molto importante. Vediamo qui nell'immagine una squadra di calcio femminile. Pensate che durante la guerra esistevano proprio delle squadre di calcio professioniste femminile. E l'associazione calcistica britannica pose fine a questa esperienza nel 22, impedì il gioco del calcio femminile quindi. Tuttavia rimasero queste esperienze e quindi la possibilità di vedere il periodo della guerra anche come un qualche cosa che apre nuove opportunità. For some women, the opportunity of war led to demands for equality of a stronger kind. And here we see the last tram worker in uniform who left in 1919, a year after the war had ended. Tram workers struck, along with other transport workers and armaments workers, in 1917 over the issue of equal pay and equal pensions after the war was over. They went back to work with their demands unmet. Alcune donne hanno anche visto queste opportunità e hanno chiesto comunque una maggiore uguaglianza, quindi si è aperto con questa loro esperienza nel lavoro di guerra la richiesta di un trattamento più equo. Vediamo qui l'ultima guidatrice di tram che era rimasta nel 19, l'anno dopo che finisse la guerra. Tuttavia nel 17, quando appunto le donne nei trasporti erano molto numerose, organizzarono uno sciopero chiedendo un salario uguale a quello degli uomini e anche, cosa importante, un uguale trattamento pensionistico. Grazie a questo sciopero ottennero questi diritti. The other effect of war is that women are seen as engaged in modernity. We find women making aeroplanes. We find women in the military services. These are some soldiers who have been bombed at their camp near Rouen in France. And here we see a woman working with electricity. Areas of life with new techniques, new technologies, new social roles, which it is often seen at the time as making a change that will never go away. E gli altri effetti della guerra furono anche la presenza femminile in settori prima ritenuti soprattutto esclusivamente di pertinenza maschile, come l'industria aeronautica. Vediamo qui le immagini, donne comunque nell'esercito che vestivano una divisa, vediamo qui delle donne soldato in un campo che era stato appena bombardato a Rouen in Francia, poi donne che lavorano nel settore dell'elettricità, i nuovi settori tecnologici, tecnici, quindi nuovi ruoli prima di appannaggio maschile, e si riteneva all'epoca che questo grande cambiamento fosse un cambiamento destinato a rimanere.
But it should never be forgotten that this is war, and although the death rate was lower in the British forces, 1 in 8 soldiers died. I believe it was 1 in 6 in Italy. One in eight? Yes. In Britain, 1 in 6 in Italy, I think. Is that right? And the war was what mattered to many of the participants. When I was very young, I interviewed some very old women who had fought in the war, and oral history has been much used to describe this period. And what they talked about was not their work, which they had not liked much, but the death of those they loved. This is a munition worker photographed. She has on her arm, and I can't show it to you, it didn't come out properly, a tattoo, which is the name of her lover and the date of his death. Women soldiers tend the graves in the cemeteries. And the idea that war is only about job opportunities is a misleading report of a mixed history in which death and bereavement are very important. But Britons enjoyed the luxury of no war on their soil, a few Zeppelin raids, a little shelling on the coast, but very little death. And for that reason, the war means a rather different thing in memory. In 1917, they started a national war museum. It became quickly an imperial war museum. And from those months, late in 1917, they started to collect records and memories of the war, which emphasized change and the positive, the achievement. I think the history is always more mixed. It's a history of contest and, to some extent, of loss as well as gain. I have another few sentences. Comunque non dimentichiamo che durante la guerra quello che importava veramente era soprattutto la guerra, anche la guerra con tutti i suoi drammi, le sue perdite, anche se l'esercito britannico sembrerebbe abbia avuto delle perdite percentualmente inferiori a quelle sofferte dagli altri eserciti. Sembra che sia morto un combattente su 8 nell'esercito britannico contro il rapporto di 1 a 6 negli altri eserciti. E quindi quello che importava era la guerra, e con tutte le devastazioni e i lutti che una guerra porta. Da giovane, ci dice l'autrice, ho avuto modo di intervistare una donna che aveva vissuto i tempi di guerra come appunto donna lavoratrice, e quindi quello che, di cui lei parlava in questa intervista soprattutto, era non tanto il suo lavoro, che tra l'altro era un lavoro che non le piaceva, ma mi parlò soprattutto della morte, del dolore, della perdita. E difatti qui non si riesce a vedere in questa immagine, ma questa donna mi mostrò il tatuaggio che aveva, con tatuato il nome del suo amato morto in guerra e la data di quella morte. Vediamo altre immagini con delle donne infermiere vicino alle tombe dei soldati sepolti. E quindi parlare di donne in guerra non significa parlare solo di lavoro, di nuove opportunità e ruoli sociali, ma significa parlare anche e soprattutto di morte, dolore e lutto. Certamente la Gran Bretagna rispetto agli altri paesi ha avuto un vantaggio, cioè quello di non avere la guerra sul proprio suolo. E ciò nonostante, la guerra è sempre una cosa difficile. È stato creato nel 17 un museo della guerra, che ben presto è diventato il museo imperiale della guerra. Sono stati raccolti vari oggetti e cose. È un museo che poi è evoluto e cambiato col tempo, ma ci mostra soprattutto il grande contrasto che la guerra rappresenta, che è guadagno, miglioramento, cambiamento da una parte, ma anche sempre grandi perdite.
British families are addressed in propaganda, in rhetoric, in people's thinking, but they are not as important as what we heard about for Italy or saw in some of the images in your local exhibition. The idea that motherhood is woman's highest service to the state is often repeated, and what we see occasionally is that recognition for adult mothers of adult soldiers who should encourage them to go to war, and that theme remains when people talk of family. After the war, the idea of the family being reconstituted is less important in Britain than it was where combat had been taking place nearby. But we do find women are sent away from factories. They're called to meetings on November the 11th, 1918, and told, if you have a home to go to, go to it. The idea that war work is war service quickly becomes the norm. Just like in Italy, the women who stay are those in offices and shops and restaurants who have been there all the time, but in larger numbers in war, and there they stay. There's less reconstitution of the family and more of return to normal civilian life. La famiglia britannica, vista dalla propaganda, vista dalla retorica, forse non ha avuto quel forte accento che ha avuto, come abbiamo sentito in Italia, ad esempio. Anche in Gran Bretagna si enfatizza il ruolo della donna come madre, ma in questo senso soprattutto la madre dell'uomo adulto che incoraggia il proprio figlio a fare il suo dovere di soldato. Dopo la guerra, la famiglia ricostituita, però questo è un tema meno importante, meno sentito che non in altri paesi dove la guerra si è combattuta proprio sul proprio suolo. Dopo la guerra, tuttavia, le donne lavoratrici vengono mandate via dalle fabbriche, vengono incoraggiate a tornare a casa, si dice se hai una casa dove andare, ritornaci. E quindi il lavoro di guerra della donna viene equiparato al servizio militare dell'uomo, quindi una volta finita la guerra si ritorna alla normalità. Come anche in Italia e negli altri paesi, le donne quindi mantengono soprattutto dei lavori di tipo di ufficio, nei negozi, nei ristoranti, quindi è molto meno sentita in Inghilterra questa idea della ricostituzione della famiglia, ma piuttosto un ritorno alla normalità e al ruolo nell'economia che la donna già aveva prima. But the big difference is that in the years before the war, women had been fighting for the vote. During the war, in the middle of the war, there is a conference to discuss which men should have the vote and which women. And the conclusion is that all men of adult age should have the vote and women over 30 to ensure that women do not outnumber men. The war has not brought this, but it has helped make it possible for those who oppose it to withdraw their opposition. And thus, the state is seen much more in Britain than in Italy or France as woman's friend. They wish to participate in making it, voting for it, and serving in it.
Allora, la grande differenza comunque tra la Gran Bretagna e forse gli altri paesi è che già prima della guerra c'era la battaglia per ottenere il voto e durante la guerra continuarono queste battaglie e ci fu una grande conferenza per decidere se dare o meno appunto il voto. L'esito fu che venne dato il diritto di voto a tutti gli uomini adulti, ma alle donne soltanto dopo i 30 anni. E questo fu per far sì che il numero delle donne non fosse superiore a quello degli uomini. E certamente quindi la situazione di guerra contribuì a indebolire l'opposizione contro questa misura. Ecco. E quindi vediamo che lo Stato durante la guerra è molto più presente anche nei confronti delle donne di quanto non lo sia negli altri paesi. Questa è la conclusione dell'intervento della signora. Bene, grazie a Deborah Tom, scusate per l'esplosione, la deflagrazione momentanea dovuta alla tosse. Senza dubbio il quadro che emerge è quello di differenze molto sostanziali, evidentemente, tra quella che è stata la storia del nostro, speriamo sia stata, cioè il passato, la storia del nostro paese, e la realtà britannica. Una riflessione che mi viene vedendo queste immagini e soffermandomi sul tema del lutto è quella che, mentre in Gran Bretagna le famiglie, se non sbaglio, hanno avuto la possibilità di scegliere gli epitaffi per i loro cari caduti al fronte, quindi la maggior parte sono state sicuramente delle donne a intervenire in questo senso, come sapete le tombe e le sepolture dei soldati italiani sono state ben diversamente regimentate e le famiglie erano per lo più anche impossibilitate di riavere per esempio la salma del loro caro, dato la scelta di costruire grandi complessi monumentali, quindi differenze che vanno nel profondo anche della società italiana e di quella britannica. Le altre differenze credo siano emerse in maniera molto palese dal quadro che ci ha tracciato Giovanna Procacci, di una società fortemente militarizzata e in cui tra l'altro dalla propaganda questa dimensione di donna lavoratrice è evidentemente assente, a parte la donna infermiera che è un po' la donna che diventa la mamma di tutti i soldati, c'è la madre appunto che magari scrive al fronte, c'è anche la donna che marcia al fianco degli uomini verso un improbabile fronte, manca invece totalmente l'utilizzo a livello di propaganda della donna, credo, no? come donna lavoratrice. Ed è significativo di come l'immagine della donna intenta ad occupazioni che fino ad allora erano state occupazioni maschili in questo paese non godesse di una buona reputazione, anche se questo impiego massiccio di donne nel mondo produttivo si era reso necessario in una situazione di grave emergenza, ben diversa evidentemente la situazione in Gran Bretagna, dove però, come ci è stato giustamente ricordato, già la realtà precedente la guerra era molto diversa da una società come quella italiana, tra l'altro una società italiana molto meno industrializzata e in cui il mondo dell'agricoltura occupava una posizione ancora molto rilevante prima del grande conflitto. Direi che possiamo chiudere qui, vi ringrazio dell'attenzione e vi invito naturalmente a proseguire seguire questo convegno sulle donne e la Grande Guerra. Grazie.